Conte di Dovadova per la merenda di stamattina, molto benedetta. E poi ringraziamo l'Hotel Executive e l'Osteria del Castello di dov'è? Antonio Montagna. Dov'è Antonio? Non lo vedo. Che ha offerto i premi per la giornata e gazebo. Grazie Antonio. E infine ringrazio il comune di Castrocaldo Terme, che abbiamo qui il sindaco Francesco Bivi, che avete conosciuto al pranzo, il consigliere Ferrini e l'assessore dello sport Massimo Paolini. Infine ringrazio, che mi sono scordato, il Calderone, il circolo del Calderone, il bar Calderone, che ci ha ospitato per il pranzo, direi ben riuscito. Grazie. Detto ciò, partirei alle premiazioni. Allora, terzi classificati con 298 punti, la compagnia Balestrieri di Assisi. Siamo arrivati ai terzi, mica male. Grazie. Siamo sul podio. Guardate quello. Secondo classificato con 312 punti, il Contrade San Paolino, Luca. Di schiena non serve. Guardate qua. Anche qua. Vai. Primi classificati con 336 punti. La compagnia Maestri di Terra del Sole. Bravi! Ma si vergogna! Vieni Massimo, vieni Alessandro. Che bello cinquino! Passiamo alla gara individuale. Terzo classificato per la compagnia Balestrieri di Terra del Sole, Montagna Antonio. Secondo classificato per la compagnia Balestrieri di Assisi, Campagnacci Giuseppe. Che magnata stasera! Primo classificato nell'individuale Contrade San Paolino, Luca, Federico Piccinini. Vieni. Lo sai quanto si mangia, Qualcuno ce l'avrà portato. Infine, prima di lasciare. Dimmi.
una palla. Prima di lasciare la parola un attimo al nostro sindaco, che vuol dire due parole, ringrazio anche tutti i miei ragazzi della compagnia Baresti di Terra del Sole per l'organizzazione e l'aiuto e la giornata che hanno fatto. Grazie, perché senza di voi ovviamente non era possibile, quindi grazie. Grazie a voi. Grazie, ringrazio Manuel, ma ringrazio tutti i presidenti e i maestri d'arme, è sempre un grande piacere ospitare qui a Terra del Sole le altre compagnie, in particolare amici come le Contrade San Paolino di Lucca e Assisi. Grazie a tutto il volontariato che si muove intorno a questa meravigliosa attività del tiro alla balestra e grazie a tutti voi, perché siete l'orgoglio della nostra tradizione nazionale, per i nostri borghi, e nell'animo, nel cuore che mettete nella vostra attività si vede quanto sia ancora viva e quanto sia bello vivere in un paese e in dei territori che riescono a esprimere così tanto amore per i propri borghi, per i propri centri storici e per la rievocazione che essi portano con sé. Quindi grazie a tutti e un grande applauso a tutti i balestrieri. Buona domenica. Allora, grazie al sindaco, al consigliere e all'assessore del comune di Castrocaro. Di che? Ah, oui, mi sono scordato. Va bene, facciamo un applauso alla ragazza che ha fatto il tasso, Agnese. Che si è guadagnato un ingaggio comunale gratuito per decorare. Esatto.